Allora, Fabio Giarelli, l'ultima volta ci eravamo visti su... A cavallo del Cendus, non ti ricordo. Esatto, a Cogollo del Cengio, insomma, avevi lanciato un messaggio molto importante che però, insomma, alla fine, al di là delle buone intenzioni, Dio, è successo un po' il finimondo, giunte che sono cadute e quant'altro, però, insomma, fatto sta che il problema della copertura per i disabili al Tardini mi pare che sia rimasta uguale a C'è prima, rimasto no? un po' un problema, diciamo, inevaso, e speriamo che con l'anno del centenario qualcosa si risolva, perché non è solo per me, ma per tante altre persone, e che quando piove non sappiamo dove andare. Insomma, come sai benissimo, dobbiamo armarci di impermeabili e ombrelli per poter vedere la partita. Tra l'altro lo scorso campionato, insomma, il problema lo hai evidenziato più di una volta, perché è stata Sì, una stagione un esatto, po' è stata una tormentata. stagione un po' disastrata sotto quel punto di vista, e quindi vogliamo che, almeno speriamo, che con l'anno del centenario migliori. No, Passi avanti proprio zero oppure qualcosa si è no, passi riscontrato? avanti almeno dove siamo noi nella tribuna Petiton, passi avanti purtroppo non se ne sono fatti. Quindi ricordiamo cosa succede quando piove, cioè praticamente. Se viene, come si dice, la tipica pioggia di stravento, noi siamo tutti bagnati e quindi dobbiamo stare a casa dallo stadio. E come ti ripetevo l'ultima volta, cioè stiamo a casa se vogliamo stare a casa, non perché ci impongono di stare a casa. Certo, speriamo che qualche passo avanti possa essere fatto. Nel frattempo è cambiata la municipalità, Esatto, ma no, chissà speriamo che che. questo messaggio lo raccolga anche il sindaco Pizzarotti e si metta una mano sul cuore per poterci aiutare. E anche il presidente Ghirardi, Sì, esatto, il perché. presidente in primis, se vuole che andiamo a vedere il gol di Cassano quest'altro. Cosa ne pensi appunto dell'arrivo di Cassano? Sei di quelli contenti o di quelli che hanno paura delle Bah, sai, passate? l'arrivo di Cassano è l'arrivo di un grande giocatore, cioè non lo scopro certamente io e non lo scopriamo certamente oggi. Il problema più grosso è della durata del giocatore, cioè può far bene un anno e poi magari l'anno dopo va un po' in declino, anche perché poi anche per lui l'età Certo. avanza. Va bene, speriamo che ci faccia da testimonial anche Cassano e che quindi insomma si smuova un po' la coscienza per cercare di darvi almeno una copertura, insomma. Sì, speriamo di sì, e speriamo davvero che Antonio segua anche questo video e ci possa dare una mano. Perfetto, grazie mille.